scarto da destro sulla sinistra per Alfieri. Alfieri che mette in movimento Oristanio, bravissimo Oristanio a saltare due avversari, ancora finora piuttosto imprecisa. Vediamo se Architrave riesce a creare i presupposti per un pericolo. Nappi, traversione di Nappi, Oristanio lascia scorrere il pallone, Oristanio con il sinistro chiama un difficile intervento del portiere per calciare di sinistro, mentre ormai siamo arrivati al ventesimo. Quattro uomini in barriera, parte proprio lui, Oristanio con il sinistro e indovina anche lui l'angolo giusto e pareggia i conti. Ma che gran gol da parte di Oristanio, non ha potuto far molto sulle reti subite. Baglialo per un attimo, adesso sulla destra Graziato, ancora un disimpegno di Totaro, chiama in causa Architrave. Azione corale adesso della formazione del Pelusa Academy, e sono sempre quei due a innescare poi l'azione del gol del 3-0. La premiata ditta Oristanio Nappi ha spaccato questa partita, questo incontro, 3-0 adesso per il Pelusa Academy. Lo controlla, riesce Alfieri a tenere il pallone in campo, cedere la sfera a Architrave. Buono intanto il cambio di gioco per Nappi, in grana la quinta, Nappi incontenibile, velocissimo sull'auto di destra, e Pezzano si è dovuto impegnare. Pallone che comunque viene rigiocato ancora dai suoi, con Funicello che adesso cerca questo lancio in profondità, sempre per Nappi, sulla destra Nappi a spazio, riesce a crossare e poi mette in calcio d'angolo, è pezzato da De Stefano, ancora in profondità, vediamo se Oristanio riuscirà ad accendersi, bravissimo Oristanio, porta a spasso tutta la difesa avversaria, poi incespica sul pallone, ha dato comunque sfoggio di una tecnica tutt'altro che banale Oristanio. Della partita precedente, Pelusa Academy che deve cercare di vincere assolutamente questa sfida, in quanto aveva pareggiato il primo confronto. Pasquale Foggia invece aveva ottenuto il successo contro il Pianeta Keller, dunque in una situazione di relativa maggiore tranquillità, ma insomma in un girone da 4 ogni punto lasciato per strada può essere decisivo. Dovrebbe essere comunque una bella partita perché sono due squadre che avevano giocato benissimo. Attenzione intanto a questo spunto clamoroso sull'out di destra, pallone al centro dell'area e va a segnare subito in apertura la formazione del Pelusa Academy. È stato su calcio piazzato con Oristanio che parte e mette in difficoltà, poi il rinvio di Grieco. Si impegna Nappi che viaggia al doppio della velocità rispetto al suo avversario. Nappi mette dentro per Oristanio, che un giocatore sulla fascia destra che è veramente scatenato. Adesso Oristanio, Oristanio, il diagonale di Oristanio, fa la barba al palo, è corretto. Poi lo stesso De Stefano va a dar man forte per la riconquista del pallone. Nappi è in anticipo su tutti, attenzione a Nappi, esagera con la forza. Pallone spedito in avanti, Oristanio non riesce a trovare il pallone, poi Nappi e percussione di Nappi, ancora una volta letale, spietato Nappi, approfitta di una leggerezza della retroguardia del Pasquale Foggia, è uscito anche prima, questa partita si complica per la formazione del Pasquale Foggia che fa fatica ad arginare queste ripartenze improvvise. Anche Oristanio sembra particolarmente ispirato, uscita elegante di Fazzi, Oristanio si impegna e questa volta il portiere Prisco viene beffato e superato da Oristanio. Oristanio è incontenibile, ne supera praticamente due, poi
palla che arriva al centrocampo gestita male dalla difesa del Pasquale Foggia, ancora Nappi sulla sinistra, bel traversone ma è più avanti di tutto, distillare dei pericoli, la porta del Pelusa Academy, Oristanio, parte Oristanio, palla al piede Nappi e poi c'è il tentativo, Oristanio, bel lavoro da parte di Oristanio, lo stesso Tortora adesso addomestica un pallone complicato e poi lo orienta in avanti e subentra come coltello nel burro caldo Nappi, che poi però non sceglie bene tra le opzioni a disposizione quella di me. Graziato, sponda di Nappi, ancora Nappi, trasmette pallone a De Stefano, Oristanio, si accende Oristanio, gran controllo di Oristanio, sinistro e gol di Oristanio che ha portato praticamente a spasso tutta la retroguardia avversaria e poi ha lanciato questa chiamata intercontinentale che... Adesso vediamo se il pianeta Keller riuscirà a reagire, ma la calamita al pallone, Oristanio che adesso tenta nuovamente di andarsene sulla sinistra, inarrestabile, tracimante Oristanio che poi crossa al centro, c'è stata una deviazione affannosa in calcio d'angolo da parte bucata centrale, Totaro fa buona guardia e poi serve nuovamente Oristanio, ancora un lavoro clamoroso da parte di Oristanio, ha un controllo di palla che è veramente da grande professionista. Al centro il numero 7, anzi scusate il numero 9, e poi il gol da parte di Nappi, era stato bravo però De Stefano a mettere in movimento Nappi, diagonale, altro rinvio, viene controllato da Nappi, poi Oristanio lascia sul posto il proprio avversario, Oristanio palo e poi De Stefano che calcia in porta ma era fuori gioco, era più avanti nel momento in cui Oristanio ha calciato rispetto all'ultimo difensore. 8, maglia gialla, Cangiano, perso il pallone però, apertura di Nappi sulla sinistra per il solito Oristanio, Oristanio che adesso ha spazio per andare fino a capolinea, Oristanio fa tutto benissimo, rientra sul destro e poi trafigge il portiere avversario, da quella parte del campo è assolutamente immarcabile e travolgente il giocatore con la maglia numero 10 che sta mettendo a ferro e a fuoco la difesa del pianeta Keller, che non ricomincia il confronto fra Peluso Academy e pianeta Keller, con la Peluso Academy che prova subito ad affondare con il solito Nappi e va a capolinea Nappi, nemmeno il tempo di iniziare ed è arrivato subito il 4-0 per la formazione del Peluso Academy, progressione ubriacante del solito Nappi. La difesa della squadra del, scusate, Palumbo a penetrare senza riuscirci, Oristanio taglia tutto il campo, Oristanio poi decide di sterzare, andarsene a sinistra, viene steso Oristanio ma è stato valutato in maniera corretta l'intervento su di lui, architrave che disegna questa bella parabola per Alfieri, ha girato sulla destra per Nappi, aspetta l'inserimento del compagno Nappi che arriva, cerca Vasta di farsi largo sull'out di sinistra ma è stato chiuso. Oristanio riceve da Nappi, ancora Oristanio, penetra Oristanio con lo scavetto, Oristanio riesce a segnare il 5-0. È stato ancora una volta terrificante con questa penetrazione, con questa percussione Oristanio, che poi anche di grande raffinatezza ha trovato la rete del 5-0.
tanta tanta qualità per questo calciatore che da ancora architrave il colpo di testa da parte di Vincenzo Cacace, poi lancia comunità di De Stefano, pallone che spiove e attenzione perché Nappi è velocissimo e anticipa il portiere del Mater Dei Nicoletti e va dunque a segnare la rete del 2-0. Nicoletti dunque in questo caso è stato anticipato dalla velocità di Nappi che è riuscito. Vincenzo Cacace fermato, Rega allarga il gioco a destra per Nappi, fermato Nappi da Miccio, ancora Nappi insiste, velocissimo Nappi, mette dentro un pallone che non è stato agganciato. Poi un colpo di testa da parte di Lanzini, ottimo il controllo di Sarnataro, imbucata di Sarnataro per Nappi, c'è stata la segnalazione dell'assistente. Altro pallone che arriva adesso in avanti, ma non riesce Broso a sfondare centralmente. Nappi, Sarnataro, ancora Nappi, destro di Nappi, miracolo da parte di Ugolini, che parata di Ugolini. Nero-azzurra in questo match, se dovesse finire con due gol di scarto per la Peluso, la Lazio sarebbe fuori dalla finalissima. Attenzione intanto a questo scatto bruciante da parte di Nappi, Nappi se ne va a destra, prova Nappi la conclusione che termina sul fondo e va di lusso qui a Latina che ha rischiato di capitolare di fronte a questa accelerazione dirompente di Nappi. Al secondo minuto ha allargato il gioco per Nappi, se ne va Nappi velocissimo a destra, tira in porta Nappi, scaldabagno di Nappi che riesce dunque a far capitolare il portiere della Latina Conti. Qui naturalmente i giocatori della Lazio sono piuttosto delusi, poi concluso con una splendida conclusione sul secondo palo, ancora Nappi, la sua velocità bruciante sta spaccando la partita, ancora Nappi, nessuno lo prende, non l'hanno preso i giocatori della Lazio e neanche, attenzione perché c'è questa possibilità, arriva al 2-0 nel giro di pochissimo tempo la formazione della Peluso Academy con Vasta ha centrato il 2-0 che era l'obiettivo che si era prefissato, che doveva raggiungere per arrivare alla finalissima. Dicevamo come la Peluso Academy non dovesse farsi prendere dalla fretta. Amorosa, altro pallone che adesso viene gestito di testa da Vittucci, poi il pallone viene allargato per Nappi, scatta via Nappi velocissimo, ancora Nappi che prende sempre 2-3 metri di vantaggio, cross al centro di Nappi e sbaglia incredibilmente sotto porta, un tocco che sembrava facile facile soprattutto per un giocatore, cerca di andarsene sulla sinistra di Razza, fermato, poi c'è questo tentativo centrale, ancora Nappi, Nappi che mette a segno il terzo gol. Nappi sta disputando una partita davvero stratosferica e sta assolutamente rappresentando il fattore dominante di questo match. Adesso per la Peluso Academy ci sarà da gestire sapientemente questo risultato cercando di rispondere.